Buongiorno bella gente, siamo qua nel nostro solito posticino vicino a casa, però oggi c'è la neve, bellissimo, bellissimo, c'è un'aria gelida, fredda, gelida e fredda, però è stupendo. Sera ha nevicato, ha fatto 2-3 centimetri di neve, ne hanno fatti. Allora, queste sono le seggiovie che una volta andavano. Praticamente sono gli impianti di risalita. Adesso è tutto fermo. Purtroppo. È rimasto un po' sci da fondo, ma da discesa zero. Nessuno che vuol prendere in mano la situazione qua. Peccato perché il posto merita, però è tutto spento. Fino a 10 anni fa, penso, queste erano tutte attive. C'era anche un periodo, hanno fatto le discese notturne. Tutta illuminata, difatti si vede in lontananza là sopra. Ci sono ancora i riflettori. Però purtroppo è tutto spento. Peccato, là c'è anche lo ski lift. E in fondo ci sono anche i cannoni sparaneve per la discesa, se scendeva da lì. Speriamo che qualcuno prenda in mano la situazione a breve, perché il posto merita. Sarebbe anche vicino a casa. Una sciatina veloce, sempre salutare. Mamma mia che freddo. Ecco qua, questa è la fine della discesa, praticamente si saliva da là e si scendeva da qua. Questa era anche quella notturna, i riflettori. Questo qua è il bacino dove prendevano l'acqua per in assenza di neve, davano l'acqua ai cannoni per crearla artificialmente.
là se li fanno anche in salita. Spettacolare! Manu! L'hai battuta? Sì. Più bella giornata di neve fritta. Molto cattiva. Ah, sta qua, le ferma. Dai, arrivo 6S dopo. Dai, dai, nuovo divertimento sulla neve. Spettacolari però, velocissime. Bello, due ragazzi li stanno divertendo a bomba. Bene, adesso sta scendendo anche la nebbia, purtroppo. Fa quattro passi a scaldarsi un po' perché fa freddo, freddo, freddo. Che spettacolo è sta roba? Vacca boia! Allora, da buon veronese, oggi in van si mangia l'esso con la peara. Per chi non la conosce, la peara è una salsa praticamente che adesso va messa sopra l'esso, che è fatta col pane e roba varia, e per la ricetta se mai chiedete se la volete. E niente, buon appetito, guardate che spettacolo.